Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessia Crispo e sono ostetrica dal 2015. Ho intrapreso un percorso di specializzazione per la riabilitazione dei disturbi pelvi-perineali. All'interno del centro Beccaria mi occupo come responsabile dell'ambulatorio, nato appunto per venire incontro alle esigenze di tutte le donne rispetto appunto al discorso di riabilitazione delle disfunzioni pelvi-perineali. Per pavimento pelvico si intende tutto l'insieme delle strutture fasciali, legamentose e muscolari che chiudono inferiormente il bacino, quindi la struttura ossea. Il pavimento pelvico svolge un ruolo di fondamentale importanza nella vita di ogni donna, sostegno degli organi che si trovano all'interno della cavità addominale. Il pavimento pelvico svolge una funzione fondamentale nella continenza. Per continenza si intende il contenimento di urine, feci e gas. Sintomi riferibili a disfunzioni perineali possono riscontrarsi durante tutte le fasi della vita di una donna, anche se esistono delle particolari categorie che sono ritenute più a rischio. Ad esempio, la donna in gravidanza, la donna nel postparto, quindi nel periodo del puerperio, donne particolarmente sportive in età fertile, cosa che non si direbbe, donne in menopausa. La gravidanza, come ampiamente dimostrato, porta a delle condizioni che possono peggiorare la situazione del nostro pavimento pelvico. Questo perché il corpo in preparazione al parto produce degli ormoni che creano un rilassamento a livello di tutte le strutture pelviche, muscolari, ossee e legamentose. Un altro fattore di rischio per l'avvio appunto di problemi a livello perineale è sicuramente il parto. Durante il parto per via vaginale, le strutture pelviche, l'ultima parte, quindi la parte terminale della colonna vertebrale, la parte muscolare e legamentosa, vengono a subire dei traumi. Per tutti questi motivi, è importante iniziare una leggera attività, che coinvolga i muscoli del pavimento pelvico già subito nell'immediato postparto. Ovviamente, siamo avvantaggiate se abbiamo effettuato una valutazione già durante la gravidanza. Ciò non toglie il fatto che il prima possibile, sarebbe opportuno rivolgersi ad un professionista, per andare a recuperare la funzionalità eventualmente perduta. Un'altra situazione dove la riabilitazione pelvi-perineale diventa fondamentale è il periodo della menopausa. Difatti, all'ingresso del periodo menopausale, la donna, subisce una drastica riduzione di produzione degli estrogeni. E tutto ciò può portare alla comparsa di sintomi quali prolassi, incontinenze, che sicuramente vanno valutate e trattate il più precocemente possibile. Una categoria che solitamente prende molto poco in considerazione la propria salute perineale è la categoria delle donne molto sportive, quindi quando si pratica sport a livello agonistico, quando si praticano sport ad alto impatto. Nella maggior parte dei casi, nelle donne molto sportive, ritroviamo un pavimento pelvico rigido. Ciò significa che il pavimento pelvico in questo caso non riesce a contrarsi, ma allo stesso modo a rilassarsi in maniera armonica. Proprio per questo motivo nelle donne sportive ritroviamo spesso sintomi quali incontinenza urinaria da sforzo, incontinenza durante salti, incontinenza durante il sollevamento dei pesi. Il percorso riabilitativo inizia svolgendo una prima valutazione. Si compone di una parte di anamnesi, quindi raccolta dati, storia clinica della paziente e analisi appunto dei sintomi. La seconda parte della valutazione pelvi-perineale si compone di un esame obiettivo e si compone proprio di una valutazione delle strutture muscolari che compongono il pavimento pelvico stesso. Questo si fa attraverso manovre esterne o interne. Dopo aver eseguito la prima valutazione si struttura un vero e proprio percorso terapeutico riabilitativo, si vanno a valutare i miglioramenti e si va a valutare eventualmente l'esigenza di effettuare degli altri esami specifici. Negli ultimi anni l'attenzione rispetto all'argomento benessere pelvico è notevolmente aumentata, questo ha portato le donne a rivolgersi a soluzioni fai da te, quindi cercando magari in internet, chiedendo all'amica.
Questo tipo di comportamenti ovviamente risulta deleterio perché potrebbe peggiorare delle situazioni di disfunzione pelvica, quindi invito tutte le donne a rivolgersi a dei professionisti preparati che possano sviluppare un piano terapeutico ad hoc sulla persona dopo una corretta valutazione.